per cui ci ritroviamo con i sacchetti della Mondezza a tutti i cassonetti. Tornando al bilancio, il segno distintivo di questo bilancio è la serietà, ovviamente la serietà però non può incontrare il rigore, soprattutto in questa fase di crisi economica, ma queste sono cose che cambia il governo nazionale, che cambia soprattutto l'Europa. Noi europee dia al Partito Democratico in Italia e dia al Partito Democratico in Europa nell'ambito del PSE, perché ricordiamo che siamo il primo partito di centrosinistra in Europa, il partito più forte di quelli aderenti al PSE, che dia la forza politica per poter cambiare questa austerità europea, perché se non si rinizia ad investire sull'economia per farla ripartire anche con degli shock, quindi con degli investimenti pubblici, infrastrutture, eccetera, eccetera, sappiamo che l'economia da sola stenta a ripartire. Obama in America, sulla crisi del settore auto, ha messo sul piatto i soldoni per far investire la Fiat su un piano industriale che ha rilanciato l'industria dell'auto negli USA. E parliamo dell'America, sicuramente il paese meno interventista in economia a livello mondiale, ma nei momenti di crisi, come ci insegnano gli economisti più illuminati, penso a Keynes, ovviamente lo Stato deve intervenire. Sì, no, un attimo Max, visto che hai toccato un attimo il tema della Mondezza, quindi della Monnezza, Monnezza, basura in spagnolo. basura in spagnolo, quindi sto imparando anche il catalano Il frequentando catalano Max. è basura. Rifiuti, no, è proprio. Sì, infatti, rifiuti. Ma nel quinto municipio quando partirà per bene la raccolta differenziata? Allora, da progetto la raccolta differenziata nel quinto municipio deve partire da gennaio 2015. Ora, quello dei rifiuti è un tema complesso sicuramente. A mio avviso, neanche la partenza della raccolta differenziata porta a porta riuscirà a risolvere il problema dei rifiuti a Roma se non si investirà su un piano generale. Io ho notizie da altri municipi in cui è partita la raccolta differenziata che un po' per mancanza di cultura delle persone, un po' per una organizzazione non perfetta, si creano tanti disagi con questo modo e si risolve poco. Ovviamente quello è il punto dove dobbiamo arrivare, però le cose vanno progettate bene e soprattutto bisogna fare un'azione culturale sui cittadini, perché ci sono le persone che si tengono la Mondezza e la vanno a buttare in posti dove non c'è la differenziata. Ovviamente su questo bisogna fare un'azione culturale e politica. No, sai perché ti facevo questa domanda? Perché comunque, come tu sai, la Rustica sono tre municipi differenti. È arrivata una lettera ai cittadini dell'attuale quarto municipio dove comunque sta per partire la raccolta differenziata. Alla Rustica c'è il problema dell'emergenza rifiuti, come penso in tutt'altro territorio romano. E la raccolta differenziata, non vorrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe partire comunque alla fine di questo mese. Tu ti rendi conto che comunque a Casale Galetto, che sono 4-5 mila abitanti, là succederà che la Monnezza, non dico tutti e 4 mila abitanti, però diciamo, la maggioranza prenderanno i sacchi della Monnezza e andranno a buttarla alla Rustica. Questo comporta che oltre ai cittadini residenti del quinto municipio, anche quelli del quarto, e se succederà anche quelli del sesto, andranno a buttare la. Ah, Era solo per questo. le vicende della Russica ovviamente sono particolari perché nella ridefinizione dei municipi, così come è stata fatta da voi, è stato fatto come in Africa, no? Si è tirata Esatto. una squadra, con una squadra si è tirata una riga e si sono divisi dei quartieri in amministrazioni diverse, dando un danno sia amministrativo sia dal mio punto di vista sociale, perché le comunità devono stare insieme e un quartiere è
nel bene e nel male una comunità, spacchettarlo, dividerlo in più amministrazioni è una cosa sbagliata, ovviamente. Qui torniamo alle critiche che facevamo sull'accorpamento di questi municipi. Ovviamente il problema della monnezza si presenterà alla Rustica in maniera più grave. Penso che potremmo lavorare con i municipi limitrofi per un'azione soprattutto di sensibilizzazione della cittadinanza da questo punto di vista, perché ovviamente la raccolta differenziata si basa su un modello che prevede la responsabilità del singolo. Se il singolo non adempia alle proprie responsabilità rispetto all'ambiente, tutto il modello della raccolta differenziata viene a cadere. Quindi ovviamente bisognerà lavorare sulle coscienze dei nostri concittadini affinché possano portare avanti questo tipo di smaltimento dei rifiuti piuttosto che il vecchio che conosciamo. Ma credi che cioè una domanda così via, gli inceneritori a Roma potrebbero esserci? Sei uno favorevole, cioè, nella costruzione di inceneritori, oppure sei uno che preferisce tutt'altro, lavorare in tutt'altro modo? Allora, a mio avviso la gestione dei rifiuti, io ho delle critiche anche sul modello di differenziata porta a porta. A mio avviso, appunto perché non siamo ancora pronti come singoli ad un modello così virtuoso, la raccolta differenziata andrebbe industrializzata, ok? Quindi differenziare dopo che i cittadini hanno già fatto una divisione, magari in come succedeva prima, no? Plastica e vetro da una parte, la carta dall'altro, una differenziazione di base, e poi mandarlo in un posto che differenzia ulteriormente, in modo che crei lavoro e fai sgravi anche il cittadino da una responsabilità. Questo purtroppo non è il modello che va per la maggiore. Io sono per una gestione dei rifiuti che vada il più possibile a vantaggio dell'ecologia del pianeta in cui viviamo. L'inceneritore ovviamente può essere l'ultima ratio, nel senso tutti quei rifiuti che non riesci a valorizzare, a riutilizzare in un altro modo, possono comunque creare energia. E questa è una cosa positiva, perché comunque i combustibili fossili, soprattutto, che utilizziamo per creare energia, provocano un inquinamento. Quindi io non ho una preclusione ideologica contro gli inceneritori, però l'inceneritore va bene se c'è una differenziata che va bene, se c'è la discarica che è a norma, perché alcuni rifiuti, ovviamente le discariche non si potranno mai eliminare del tutto, se ci sono le stazioni di compostaggio che vanno bene, allora va bene anche l'inceneritore come ultima ratio del modello. Perfetto, perfetto. Emiliano, io non so, tu hai una domanda, Stefano? No, io ero molto d'accordo sull'idea di comunque costruire le coscienze della cittadinanza, però io parto sempre, ormai sono dipinto come il polemico, e quindi no, cerco sempre di dire che comunque si va bene costruire le coscienze, però sappiamo che il cittadino tende a essere un po' pigro, no? Cioè, quindi diciamo protesta, si lamenta, però poi quando è il primo a dover intervenire su queste tematiche con il proprio comportamento rimane sempre un po' pigro. Però è pure vero che diciamo un modo appunto per aiutare questa coscienza a venire fuori e avere questo senso etico magari è poi intervenire anche però sulle strutture, cioè adeguare anche i cassonetti, insomma tutto ciò che la raccolta, e quindi rendere meno, diciamo, dare meno possibilità al cittadino di avere delle scuse sul proprio comportamento, e quindi poi dare proprio tutte le responsabilità al cittadino stesso, facendo in modo che l'amministrazione non abbia proprio più niente da recriminare su se stesso. Questo era insomma il mio appunto, insomma, di aiutare la coscienza del cittadino in qualche modo.
Certo, c'è arrivata a tutti a casa la bolletta che ci chiede insomma di pagare la tariffa per il servizio dei rifiuti. Ovviamente pesa pagare quando il servizio non è ottimale. Io ho capito, Stefano, dove vuoi andare a parare. Ovviamente non è una scusa per dire c'è la mondezza per strada, allora non pago la bolletta. Il discorso non voleva essere eccetera. Economico legato alla bolletta, adesso sarebbe pure abbastanza populista come discorso. Il mio discorso era diverso, nel senso che mettiamo in atto subito le strutture per poter permettere una differenziata, perché poi è così che la coscienza piano piano si avvicina, quando vede proprio davanti agli occhi la possibilità di attuare questo un certo meccanismo, no? Quindi sicuramente dobbiamo iniziare quella risposta. Io ho detto, ho dei dubbi sul modello di raccolta differenziata, appunto perché non è tanto sfiducia nei concittadini quanto è consapevolezza che l'utente finale di un servizio in genere vuole tutto bello e pronto, no? Dice, io pago perché mi devo sta pure a impazzire per differenziare l'umido dalla carta, dal vetro, dalla plastica. Ovviamente è uno sforzo in più che si richiede. Secondo me il modello migliore possibile sarebbe quello di industrializzarla, l'ho già detto, la raccolta differenziata. Ovviamente chiedere queste cose, questi sforzi ai cittadini risulta più difficile quando l'azienda che gestisce i rifiuti è in difetto perché non riesce a smaltirli. Noi chiediamo uno sforzo di responsabilità ai cittadini romani, che come sempre sono estremamente generosi quando vogliono e sono capaci di sforzi impressionanti per la cura della propria città. Penso ai tanti cittadini che in questi giorni, nelle nostre mancanze del servizio giardini comunale, vanno a pulire i tanti parchi che abbiamo in questa zona di Roma, insomma. Allora, noi ringraziamo intanto Emiliano De Angelis di aver risposto insomma alle nostre domande. Siccome noi abbiamo oggi sullo sfondo anche il ricordo del trentennale di Enrico e Berlinguer, ci sentiamo un intervento di Luciano Chiolli, che è l'ex segretario del PD del sesto municipio, ex sesto municipio chiaramente, perché siamo nel quinto. Max, mi fa cenno, c'è stato questo accorpamento di cui parlavamo, che anche diciamo accorpamento per modo di dire, perché con tutti i suoi difetti, però tu sei molto legato all'ex sesto, quindi ex sesto, diciamolo. Sentiamo Luciano Chiolli. Eccoci, stiamo sempre su Notizie e Approfondimenti con Luciano Chiolli. Luciano Chiolli, è inutile che lo presento, oltre ad essere un militante storico della sinistra, ma anche un compagno, ultimamente sei stato segretario della vecchia sesta Unione del Partito Democratico. Però io ti chiedo, da militante della sinistra e da cittadino, che cosa ha rappresentato per te Enrico Berlinguer oggi che cade il trentennale della sua morte? Beh, sicuramente per noi è stato un grande punto di riferimento, lo è tuttora, più che mai secondo me attuale. Non c'è solo nostalgia, che pure sentiamo tutti, di quella figura e di quel periodo. C'è soprattutto l'attualità e la lungimiranza delle sue idee, che riguardavano sia il risparmio energetico, quella che viene definita austerità e il discorso sulla questione morale, oltre che il compromesso storico. Sono tutte grandi questioni che sono venute a maturazione oggi. Compromesso storico, che forse molti dicono, e io di questo sono in gran parte convinto, abbiamo realizzato col Partito Democratico, e la questione morale, che purtroppo è ancora all'ordine del giorno come questione fondamentale per riformare il nostro Paese. Questo è il punto, e io credo che il valore e anche il fatto che tutti si interroghino su Berlinguer, non è che sono mancati grandi dirigenti politici, però l'attualità di Berlinguer è, come dire, per qualche
verso, da una parte ci fa riflettere e dall'altra, come militanti che hanno conosciuto e hanno